Al sedicesimo, primo squillo della partita con un tiro di Sbrissa arrivato sugli sviluppi di un corner. Ottima la risposta di Adorni. E lo stesso Sbrissa ad impegnare il portiere locale poco dopo al diciottesimo. Al diciannovesimo Balla trova lo 0-1 con un destro che va a depositarsi all'incrocio dei pali. Il Trapani è completamente padrone del campo. Al 37esimo, sulla punizione di Kragl, Adorni riesce a mantenere al di qua il pallone della linea di porta. Timide le proteste dei Granata. Al 39esimo l'unico sussulto dei padroni di casa arriva con Gulinatti, seppur in fuorigioco, con un intervento straordinariamente reattivo di Antonini. Si torna negli spogliatoi senza recupero. L'avvio della ripresa vede il Trapani condurre sempre al 51esimo, punizione di Acquadro sul palo del portiere che respinge direttamente in corner. All'ora di gioco, dalla destra, Daffe propone in mezzo un pallone, tentativo con il tacco di Capozzi. Antonini è bravo ad anticipare Mattiolo, il numero 22 poi subisce fallo. Limolese alza il baricentro e al 74esimo trova il pareggio con un pallone messo in mezzo da Elefante che trova la deviazione sfortunata di Bolcano. 1-1. Immediata occasione per l'1-2 del Trapani, al 79esimo sfera nell'area piccola di Sbrissa per il neoentrato Ba, a cui però il pallone resta sotto il piede. Al terzo dei 6 minuti di recupero, Antonini è strepitoso sul mancino ravvicinato di Mattiolo, il numero 22 Granata, e fortunato anche per l'aiuto del palo. Nell'ultima chance, il Trapani la vince ancora una volta. Punizione battuta da Quadro, ma Rigosu allunga sul secondo palo, dove c'è Daniele Bolcano che in tuffo di testa fa 2-1 per il Trapani. Vincono i Granata. A marzo, appuntamento al Provinciale di Trapani. Un'altra grande dimostrazione, viene rimarcata la mentalità che ormai ha acquisito questa squadra. Oggi più che mai, perché magari in un momento dove, tra virgolette, non stavamo facendo bene, visto anche il doppio confronto, potevamo anche accontentarci. Invece abbiamo continuato a spingere, soprattutto negli ultimi 8-9 minuti, quando l'abbiamo fatto con ordine. E volevamo vincere la partita perché noi dobbiamo provare a vincerle sempre e alla fine siamo stati premiati. Quindi il merito va ai ragazzi, ancora una volta, che non si vogliono mai accontentare e quindi questa è una vittoria importante, che arriva l'ultimo secondo e dà ancora più dimostrazione che questa è una squadra che fino a quando gliene danno la possibilità cerca di vincere tutte le partite. Se mi permettete vorrei dedicare questa vittoria alla nostra gente che a Imola era in tanta. E quindi oggi onore alla nostra curva, ai nostri tifosi che ancora una volta hanno dimostrato il loro affetto a 1000 e passa chilometri da casa. E quindi questa è una vittoria tutta loro perché la meritano e perché alla fine penso che per il tifoso una vittoria del genere è la più bella, la più emozionante. Quindi penso che è giusto che vada dedicata a loro. Ah, è una bella soddisfazione segnare di nuovo gli ultimi minuti. Sì, crederci sempre fino all'ultimo. Al nostro obiettivo, non mollare mai e dare sempre il massimo fino alla fine. Ah, partita un po' complicata, anche il campo in erba, non siamo tanto abituati, ma fortunatamente ne siamo usciti vincitori. Un po' anche pesante, no? Sì. Oggi io personalmente mi sono stancato molto su questo campo. Poi si giocherà tutto al ritorno, comunque iniziare con una vittoria fa piacere, diciamo, e ci fa essere anche più tranquilli. Ci giocheremo magari anche più sereni dopo questa vittoria e sarà per l'appunto la finale.